Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Alla fine del giro d'andata, anche nel giro di Santo Stefano, nessun santo aiuta i Rimini a sfatare i tabù trasferte. Da me, dalla squadra Cori, rimede l'ennesimo KO in esterna, ma soprattutto termina la prima parte del torneo senza nessun successo, lontano da casa. A Cori manda in campo alcuni giocatori che si erano visti poco, come Cavallari, dispolvere al centrocampo Danso in avanti Cicarevic, e da fiducia a Bandini sulla linea difensiva. Ferrani è squalificato. Per i padroni di casa delle Renate, da tenere sott'occhio il numero 10, Piscopo. Al primo minuto la frittata è fatta per gli uomini di Cori, proprio l'uomo più temuto il padrone di casa, alias Piscopo, viene servito in profondità, mentre al centro con traversone, dove Nava in uscita viene anticipato dal compagno Brighi, che involontariamente serve a Pavan, il più comodo degli assist per 1-0 del Renate. I nerazzurri ringraziano, il replay ci mostra l'uscita di Nava disturbata dal compagno Brighi. Al quarto minuto la gara potrebbe già chiudersi quando in contropiede Piscopo, servito dal rilancio del proprio portiere Cincilla, all'occasione del 2-0, ma al momento del tiro arriva stanco calciando debolmente tra i guantoni di Nava. Al settimo lo stesso Piscopo scodella al centro questo traversone con la difesa biancorossa che chiude in angolo su questo tentativo di testa. Al quindicesimo dalla bandierina due giocatori del Rimini sfiorano la sfera con quest'ultima che carambola sul piede dell'ex Milan Saporetti che mette a lato. Al 33esimo lo scatenato Piscopo pennella al centro questo pallone per la testa di Gomez. Nava risponde presente distendendosi alla propria sinistra. Al 38esimo il portiere viene chiamato nuovamente in causa su questo tentativo dalla distanza, bloccato in due tempi. 42esimo si vede finalmente il Rimini da calcio piazzato a Limi, alza il pallone sopra la traversa della porta difesa da Cincilla. Nella ripresa buona manovra delle Renate, ma il filtrante di Piscopo per la corrente Gomez si dimostra troppo lungo. Il Rimini si rende pericoloso sempre da calcio piazzato, al minuto 77 da una punizione di Candido nasce il colpo di testa di Volpe che si spegne a lato. All'88esimo Finocchio viene servito sulla destra, l'esterno si crea l'occasione per il 2-0, ma il suo tentativo viene sventato così dalla retroguardia biancorossa. Termina qui una gara che vede Rimini uscire sconfitto, una gara opaca per gli uomini di Acori, e sabato a Neri arriva la Ternana per la prima di ritorno. Per i Rimini i migliori in campo risulta essere Montanari, prova di sacrificio la sua, utile in fase difensiva e anche di ripartenza. Per i Renate prendiamo la prestazione del numero 10 Piscopo, dai suoi piedi nascono tutte le azioni pericolose dei padroni di casa, inclusa quella della rete che vale i tre punti.